E buonasera a tutti quanti, benvenuti a Primi Calci, la trasmissione dedicata al calcio giovanile e non professionistico. Siamo in Lombardia, siamo a Milano e i dati del calcio giovanile parlano chiaro. La Lombardia è la prima regione italiana per numero di tesserati e anzi di società, con 1666 società che si occupano di squadre giovanili e di dilettantistiche. Al secondo posto abbiamo la Campania, terzo posto per la Sicilia e quarto posto per il Veneto. Dunque Lombardia, dunque tante squadre, infatti anche oggi pomeriggio abbiamo qui in studio con noi una delle società storiche di Milano, una di quelle che ha tanti tanti ragazzi. Parliamo dell'Alcione e abbiamo qui con noi Giancarlo Corbetta, responsabile del settore giovanile. Ciao. Buonasera. Ciao. E abbiamo Emanuele Gasparro, responsabile dell'attività di base. Ciao. Allora, ovviamente servirà parlare più vicino al microfono e iniziamo proprio a parlare subito con Giancarlo. Allora Giancarlo, l'Alcione è una delle società storiche di Milano e una delle società più importanti per quanto riguarda il calcio giovanile. Sì, confermo, è una società che è stata fondata nel 1952, quindi è una società storica proprio. Cavour aveva la sede a San Siro in via Abbiati al momento della sua fondazione, poi ci siamo spostati in via Capicelato, sempre rimanendo nella zona San Siro. Adesso siamo in via Olivieri, presso il centro sportivo Kennedy, vicino all'ospedale, sempre allo stadio, l'ospedale San Carlo. Abbiamo un campo in erba sintetica di 110 metri per 60 e due campi a 5. Abbiamo... Allora, perfetto, società, se dai tutti i dati subito poi non parliamo più di nulla. No, invece iniziamo subito questa cosa. Una società storica per quanto riguarda Milano, zona San Siro. Vista San Siro esalterà i vostri giocatori. Sì, il fatto di allenarci e giocare con la vista allo stadio di San Siro è chiaro che forse è uno stimolo in più. Traffico la domenica. Traffico la domenica, sì. Assolutamente sì, anche il sabato quando giocano il certo. Sabato. Però è uno stimolo, perché il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a pallone è quello, di sicuro, di ogni bambino di Milano è l'Inter, lo stadio estensivo. Sogno che avevo anch'io da bambino. In percentuale abbiamo, tra i ragazzi che iniziano a giocare a calcio e quelli che diventano poi professionisti, è una percentuale bassissima, 1-40.000 credo. Sì, bassissima, molto bassa. Io ho 14 anni che faccio il direttore sportivo ad oggi, e ribadisco che stiamo parlando di una società abbastanza importante di Milano. Io ho due calciatori che hanno militato da me, che fanno i calciatori professionisti in Serie B. Quindi al momento delle giovanili? Anzi. Delle giovanili nostre ci sono al momento due che fanno i calciatori professionisti in Serie B. E chi sono? Lorenzo Dickman, 1996, che gioca nel Novara ed è anche un nazionale Under 21, e Stefano Moreo, 1993, che gioca nel Palermo. Quindi questi sono gli attuali professionisti che sono cresciuti da voi. Storicamente avete giocatori anche altri? Assolutamente sì, i nostri due giocatori, diciamo tre più celebri, sono stati Dossena, Pistone, ma soprattutto Caracciolo. Metti il Caracciolo prima di Pistone, perché l'attaccante vale più del difensore. Assolutamente sì, anche per militanza, perché, sì, perché per militanza, perché Caracciolo ha fatto due anni importanti da allievi da noi. Poi è andato in una scena di Serie D e da lì ha spiccato il volo verso il professionismo. E allora, per arrivare ad avere così tanti professionisti nella storia, se considera la percentuale 1 a 40.000, vuol dire che di ragazzini ne avete tanto, non 40.000 immagino. E la vostra società com'è messa? Quante squadre ha? Ma soprattutto quanti ragazzi iscritti? Allora, la nostra società ha 20 squadre, nel senso che abbiamo l'eccellenza, che è la massima, a differenza delle altre società importanti di Milano. Noi abbiamo anche una categoria di adulti, per la prima modo squadra. Di dire, la prima squadra importante, perché milita da quest'anno nel campionato di eccellenza, che è il massimo di pressione del calcio dilettantistico a livello regionale negli adulti. Poi abbiamo la juniores, e in eccellenza militano tanti giocatori che hanno fatto anche il nostro settore giovanile. Quindi crescendo sono rimasti lì. Esatto, e a fine carriera diventeranno allenatori. È possibile. Costretti, vuoi giocare da noi, dopo diventi allenatore o dirigente. O dirigente. Allora io darei parola subito a Manuel. Manuel, fare il responsabile, in questo caso il dirigente proprio della squadra, che cosa comporta? Allora, innanzitutto, per quanto mi riguarda, è il primo anno per questo impegno in questa società comunque gloriosa di Milano. In questo devo ringraziare principalmente Giancarlo Corbetta, che ci conosciamo da tanti anni e che mi ha voluto fortemente. Abbiamo iniziato questo percorso, io mi occupo di seguire le squadre dell'attività di base, quindi
ragazzini che vanno dai 6 ai 12 anni, e quindi questo è tutto chiaramente un settore, un mondo molto particolare, dove abbiamo quasi 300 bambini tesserati che si suddividono nelle categorie esordienti, pulcini e piccoli amici. E però proprio quelle categorie più basse sono forse le più difficili, perché con gli adulti uno sa già come comportarsi, sa già come sono gli allenamenti, sa già come deve funzionare la squadra, mentre quando ci sono bambini piccoli, immagino, credo che sia proprio così, bisogna avere una mano diversa, un occhio diverso, una sensibilità diversa. E come ci si prepara ad avere sotto di sé sia tutti quelli che devono seguire i ragazzini che direttamente i ragazzini? Sì, assolutamente, noi siamo strutturati con delle figure che seguono queste categorie, in tal senso molto preparati, sono tendenzialmente dei ragazzi giovani che sono laureati in scienze motorie, quindi abituati a relazionarsi comunque con dei bambini di questa fascia di età, e comunque degli allenatori patentati per quel settore specifico, che sicuramente bisogna avere delle attenzioni particolari, soprattutto per il loro percorso di crescita. Allora, come si trovano in questo caso? Allora, se si cercano i dirigenti, si acquistano. Abbiamo appena scoperto che hai acquistato da un anno Manuel. Ma se si devono invece prendere allenatori soprattutto delle giovanili più piccole, tanti neolaureati, a quanto ho capito, di scienze motorie, e come li si trova? Proprio fisicamente, eh? Fondamentalmente sono ragazzi che magari si occupano e collaborano magari già con delle società professionistiche, quindi visto che noi abbiamo dei buoni rapporti con tante di queste società importanti, ce li indirizzano e quindi iniziano magari questo percorso con noi nella nostra società, piuttosto che sono ragazzi che magari operano già in altre società di Milano, e quindi conoscendoli e seguendoli possiamo ricercare i profili che più ci interessano. E fate anche corsi di aggiornamento, riunioni, come funziona? Sì, noi siamo strutturati con una riunione al mese, fondamentalmente a livello mensile ci confrontiamo e strutturiamo un po' il nostro percorso con tutti gli allenatori dell'attività di base, dove gli diamo un po' gli obiettivi per ogni singola categoria, proprio per seguire questo percorso di crescita che per noi è la cosa poi principale. Mi piace questa cosa degli obiettivi. Primo obiettivo vincere. No, ovviamente ragazzini, il primo obiettivo non è vincere. No. Qual è il primo obiettivo? Assolutamente, non è assolutamente vincere né nell'attività di base, ma per assurdo nemmeno nell'agonistica. Il primo obiettivo dell'Alcione è cercare di fare crescere i giocatori, di migliorarli e di portarli a un processo di maturazione, in modo che ognuno di loro possa raggiungere quello che è il massimo obiettivo calcistico. Chiaramente non tutti faranno i professionisti, perché è una questione numerica proprio, certo. Però tantissimi giocatori andranno a fare campionati magari di Serie D, campionati in prime squadre, come ne abbiamo parecchi in Serie D, in Eccellenza, e sfortunatamente in Eccellenza ce l'abbiamo noi, quindi non più bisogno, chiaro, di mandarli a fare l'Eccellenza altrove come facevano in passato. E quindi in modo che uno possa continuare a divertirsi giocando a pallone anche quando è più grande, cercando di raggiungere quello che è il suo massimo obiettivo e il massimo percorso. Con tanti onestamente ci riusciamo, con tanti no. Sempre riusciamo in questo processo di crescita, però con tanti giocatori sì. Ecco, quando vedi dei ragazzini giovani che giocano a calcio, li vedi nelle categorie inferiori, lasciando stare i vari osservatori che arriveranno delle squadre importanti, ma tu da osservatore, tu da solo, li vedi, puoi intuire chi ha la stoffa per diventare un professionista? Sì. Perché credo che sia non soltanto una questione tecnica, ma anche mentale. Ecco, si può intuire, sì, assolutamente sì, i segnali ci sono, però da lì che la cosa si avveri è un percorso molto lungo, complesso, perché purtroppo, come dico sempre, per fare il calciatore professionista non bastano le doti tecniche, certo. Più importanti sono quelle mentali. Sì. Perché io ho avuto anche ragazzi magari che erano come prospettiva potevano fare il calciatore professionista, ma non la testa non ha seguito la tecnica, l'abilità. In quel caso si riesce ad aiutare, si riesce a far crescere, o è proprio indole? Ci si prova, però l'indole certe volte è superiore. Anche perché fare anche al nostro livello, fare il calciatore, mettiamo, della categoria allievi, che sono parli di 15-16 anni attualmente, certo, che giochi la domenica mattina presto, comporta delle scelte anche di vita. Non puoi pensare di fare le serate sabato sera come in giro nei locali fino a notte fonde, perché poi la domenica mattina non ti
fanno giocare. Ragazzi dell'Alcione, ricordatevi, fate le serate il venerdì sera, perché la domenica dovete giocare, il sabato sera lasciatelo out, concentratevi solo sul venerdì sera. Allora invece parliamo dei... mi ha incuriosito questa cosa, degli osservatori delle altre squadre che vengono, anche perché se avete dei giocatori che sono diventati professionisti, probabilmente sono arrivati a fare campagna acquisti nei vostri campetti, gli osservatori delle varie squadre. Quando arriva l'osservatore, voi sapete che c'è? Sì, perché come prassi societaria io chiedo ai responsabili con cui sono in contatto, cioè la professionistica, che mi venga segnalato che viene l'osservatore via mail, mandandomi una mail, e anche la persona che viene, nome e cognome, che io spesso lo conosco, in modo da dargli le distinte, perché purtroppo c'è tanta gente che si spaccia con tessere e così via, e quindi io non mi fido assolutamente. Chiaro. E che fa la confusione. Quindi assolutamente c'è la professionista che sanno che devono avvisarmi con su WhatsApp, con una mail, con, telefonandomi anche, che viene la persona incaricata a vedere i giocatori e io collaboro massivamente, perché per la collaborazione l'ha distinta con tutti i nomi, ma che vedendo giocare dice numero 8, però sì, guarda che lancio che fa, esatto, guarda il 10 che dribbling, ho capito. Spesso arrivano già perché hanno avuto input di vedere determinato giocatore e chiedono a me, visto che sanno che sono lì da anni, se lì la segnalazione che hanno avuto è giusta, io mi affronto, perché alcune società professionistiche vengono a vedere in generale, alcune vengono alla ricerca già di giocatori mirati, magari uno sta cercando il centravanti della categoria giovanissimi e viene a vedere il centravanti della categoria giovanissimi. Addirittura, c'è proprio un mercato specifico, sì, nel specifico ruolo. Di ruolo, sì. È carina questa cosa. Ma quando arrivano sulle tribune i genitori, sanno che quello è un osservatore di una società importante? Perché io mi immagino la scena. Allora c'è la partita dei bambini, tutti esaltati per il proprio pupo. Se sanno per caso che c'è un osservatore dell'Inter, del Milan, dell'Atalanta, del Como, di chi per esso, e a quel punto tifano di più per il loro giocatore. Uè, hai visto come gioca il mio Tuzel? Fa così? Sì, succede. Sono cose che succedono. E quindi lo sanno chi è i genitori? Li sgamano, spesso li sgamano. Alcuni sono bravi a non farsi sgamare, alcuni invece... E i ragazzi li avvertite? No, i ragazzi assolutamente no. No. Lasciarli assolutamente tranquilli mentalmente, perché è una forma di pressione. È meglio che si esprimano liberamente senza saperlo. Allora, passiamo a una parte successiva, ovvero la squadra professionistica, piace quel ragazzo, gli serve in quel ruolo e quant'altro, viene da voi, e quanto costa un giocatore? Come funziona il... No, ci viene, non ci sono dei parametri fissi, poi tutto se gli piace lo provano presso le loro strutture, e spesso lo portano anche in stagione a fare dei tornei anche, diciamo, in giro per l'Italia. Attualmente il nostro 2004 Biscusi è appena andato a Gallipoli a fare un torneo con la Juventus, ad esempio. Chiarissimo. E a quel punto, quindi, nel momento li testano con la maglietta, con i colori giusti. Esatto. Dietro regolare nulla osta, è permesso da Alcione, concordando con noi queste prove che sono fissate anche a livello federale, proprio ci sono delle discipline molto precise a livello federale, certo, devono essere svolte in una certa maniera. Nel momento in cui si raggiunge che la società professionistica si realizza concretamente l'interesse per il nostro tesserato, ci siede a un tavolo e si fanno delle scalette a seconda del percorso che compie la società. Più anni ha giocato da voi, più più anni prosegue da loro, man mano le società professionistiche ci riconoscono determinati anche successivamente, perché chiaramente per loro i giocatori cercano di investire molto quando ha raggiunto un certo livello anche da loro, perché anche per loro è una scommessa, tra virgolette. Ma per esempio un Caracciolo che gioca oltre 30 anni è molto... una volta che si entra, l'unica possibilità che c'è è prevista a livello federale. Esistono dei premi alla carriera nel caso il giocatore o debutti in una nazionale o debutti in Serie A. La società dilettantistica ha diritto a un tot stabilito da tabelle federali per ogni anno che l'ha avuto dopo i 12 anni, mi pare. Wow, fantastico, e quelli sono entrate che comunque ben volentieri, oltre alla soddisfazione di vedere un proprio giocatore diventare professionista, ci vuole il debutto in A, che metta piede anche un minuto in Serie A, piace, o in una nazionale che si andrà a 21 manifestazioni ufficiali. Benissimo, mi piace questa cosa. Allora adesso però parliamo di un altro problema tipico delle squadre giovanili, in questo caso Manuel ci potrà aiutare. Allora, una delle cose tipiche che dicono tutte le società che vengono qui è: i problemi maggiori delle squadre giovanili arrivano dalle tribune e dai genitori. I genitori sono genitori a casa, lasciateli stare, lasciateli giocare bene questi ragazzi. Dunque, quali sono le problematiche maggiori che avete con i genitori?
E voi avete un vademecum che date ai genitori del tipo: voi non potete uscire, non potete andare allo spogliatoio, non potete andare sul campo, se piange dovete far finta che non pianga. Come funziona? Ma dal nostro punto di vista devo dire che l'Alcione è una società sotto questo aspetto molto, a livello di gestione, usiamo un po' questo termine tra di noi, familiare, quindi essendo comunque una società con un centro sportivo comunque limitato negli spazi, è molto accogliente sotto quell'aspetto all'impatto, quindi grosse problematiche sotto questo aspetto non ne abbiamo. Diciamo che sicuramente facciamo delle riunioni di inizio anno dove diamo un po' delle regole generali ai genitori certo. Assolutamente, dove esponiamo, chiaramente presentiamo il mister, le figure collaterali, dirigenti che seguiranno i loro figli, gli diamo delle regole generali e devo dire che tutto sommato c'è un buon clima e si riesce a operare bene. Parliamo di regole generali. Allora, genitori a casa, aprite bene le orecchie, queste sono le cose che non dovete fare, vai. Allora, sicuramente nell'area, ad esempio, spogliatoi e accesso al campo possono entrare solo le persone chiaramente tesserate per la società, quindi nessun genitore si può e si deve permettere chiaramente di subentrare. Se ci sono delle eventuali criticità e problematiche, diciamo che la figura del dirigente è quella che fa da primo filtro. Perfetto. Poi eventualmente successivamente, in base al settore di competenza, interveniamo io, Giancarlo, per risolvere l'eventuale criticità, ecco. Però devo dire che sono buoni, sì, sono bravi, sì, i vostri genitori. Sono abbastanza bravi, dai. E in tribuna come si devono, cioè c'è qualche, non potete dire ai ragazzi di passare o roba del genere? No, diciamo che libero. Non ci sono, abbastanza libero, ci sono dei gruppi più o meno calorosi nel tifo nel fine settimana, però la curva assolutamente per sempre nel rispetto delle altre squadre, in maniera molto molto sportiva. Quindi sono sportivi, gente. Non si fanno prendere dall'agonismo. Assolutamente. Arbitro, le categorie giovanili sono i dirigenti, per cui dirigente ti conosce, non lo puoi insultare, che meglio. Sono bene o male delle nostre figure, quindi cerchiamo anche con loro di essere teneri, dai. Ecco, un'altra cosa, voi avete 400 ragazzi? O meno, no, 400 sì. Tesserati in tutto. 400 tesserati. In questi casi la cosa difficile è questa, proprio l'organizzazione di così tante squadre con così tante trasferte. Come fate a organizzare le trasferte, gli allenamenti? Avete, non so, i genitori si occupano, avete un furgoncino? Come funziona? Allora, gli allenamenti, siccome le nostre squadre, specialmente quelle dei più grandi, gli allievi, parliamo sempre di settore giovanile, perché la prima squadra e la junior si allenano la sera alle 7:30, perché ci sono tanti ragazzi che lavorano, non si può fare diverso. Si allenano alle 3:30, 4 meno 4 del pomeriggio, e quindi abbiamo un pulmino che recupera i giocatori in giro per Milano, provincia e anche... Addirittura provincia? Sì. Cioè c'è un vostro furgoncino che passa di casa in casa a prendere no, i giocatori? No, generalmente li prendo a scuola o di scuola. Punti li ritrovo. Sì, sì, sì. Seconda, sì, è un piano di logistica che gestisco io, che viene stabilito inizio stagione in funzione dei giocatori che abbiamo. Poi a fine allenamento è compito dei genitori recuperarli, chiaramente. Mentre con i bambini per lo più ci pensano i genitori, perché si allenano alle 5:30, ed è una cosa impensabile. Invece le trasferte la domenica no, assolutamente sono gestiti in autonomia dai genitori, magari. Quindi l'appuntamento è sul campo un'ora prima, due ore prima? Un'ora e un quarto prima, un'ora direttamente prima. Al campo di gioco, sì. Ah, un classico così, quindi arriva. Ecco, un'altra cosa che mi incuriosisce, voi fate pagare il biglietto all'entrata, cioè quanto costa? E varia da categoria a categoria? Varia da categoria a categoria, e mi stai facendo una domanda che ti giuro. L'attività di base 3 e agonistica 4, mi pare. Niente tessera del tifoso? L'ha provato a farlo quest'anno per l'eccellenza, ma non ha avuto grosso seguito. Pochi tifosi che hanno voglia di farsi schedare, che strano. Ma viene tanta gente a vederle le partite? Bambini specialmente, sì. Bambini sì. Tutto i parenti, gli amici, beh, amici no, ma parenti sì. Parenti sì. Perché i ragazzi più grandi cominciano già a venire anche da soli. Ed esiste un terzo tempo con... terzo tempo, un quarto, visto che ci sono tre tempi? No. Un quarto tempo con gli avversari, no? Non è previsto. Ah, non è previsto. In alcuni, ho sentito, alcune società invece lo fanno, tipo mega merenda a fine partita. Un po' ripreso dal rugby, non sai? Sì, quando... siamo già chi ci vede da streaming avrà notato che ha fatto una faccia molto perplessa. Esatto, come dire, no, perché già non parliamo di rugby, parliamo di calcio. Esatto. Allora, non ho nessuna garanzia che la partita si svolga
Normalmente fila tutto liscio, però sì, purtroppo ci sono anche le partite inutili a nasconderselo, dove alla fine c'è molta tensione, quindi è meglio evitare una cosa che devi per forza fare a prescindere. Tipo il derby, voi il derby con chi lo fate? No, non c'è nessun derby in particolare, abbiamo quelle società con cui siamo in competizione, ma non c'è un derby. Non c'è un derby super sentito, esatto. I due dirigenti che si conoscono da una vita cercano di primeggiare. No, assolutamente, abbiamo tutte le società concorrenti, le nostre storiche di Milano famose, ma ci sono anche... Le partite più sentite quali sono? Ma con tutte, Aldinia, Nalca, di mia Inter, ma dico tutte. Tutte, quelle forti, storiche, forti, chiaro che sono tutte sentite, rosi tesserati, però non c'è nessun derby, cerchiamo sempre, ribadisco, per me in queste categorie il risultato fa piacere, ma non è la priorità assoluta, sono i ragazzi che devono crescere. Io... Una cosa particolare è che voi non avete affiliazione con altre società pressistiche. No, assolutamente, è stata una mia scelta, l'avevamo ai tempi con l'Atalanta, quando iniziavo a fare 15 anni fa il direttore sportivo, è stata una mia scelta avere ottimi rapporti con tutte le società importanti, Milan, Atalanta, ma anche fuori regione, ottimi rapporti con Genova, Torino, Juventus, Novara, quindi assolutamente secondo me è meglio avere buoni rapporti con tutti che avere vincoli che molto, molto spesso ti creano, possono essere anche di intralcio, perché magari uno pensa che se uno è affiliato al Milan, per fare un nome, puoi andare solo al Milan e non vai da altre parti. Succede così, no? No, però un genitore può anche pensarlo. Io pensavo invece che i genitori fossero proprio più attratti da una società. Se una società è affiliata con uno che dice, però portiamolo lì che magari ha più speranze di sfondare. Può essere magari a livello di bambini, a livello di più grandi. No. Non è così. Un'affiliazione che. Chiaro. Poi magari sto sbagliando io, per modo di dire. No, però vabbè, è una scelta. 400 ragazzi da un sacco di anni. No, una scelta mia proprio è una scelta da avere. Proprio scelta societaria, avere le mani libere, tra virgolette. È una scelta che, a giudicare dai numeri, da quanto tempo siete nel giro milanese, direi che funziona e funziona alla grande. Manuel, partiamo con qualche domanda tecnica che ci piace, perché qua Radio Milanese si parla di calcio, si parla di tecnica e di tattica. Allora, i ragazzini giovani, spiegami un po' come funziona un allenamento proprio, per esempio, per i più piccoli. Allora, se parliamo prevalentemente della categoria proprio dei piccoli amici, che è quella che si identifica un po' nella scuola calcio, diciamo che l'aspetto ludico è sicuramente quello che mettiamo prevalentemente davanti a tutto, quindi il bambino sicuramente deve innanzitutto divertirsi, relazionarsi fondamentalmente con gli altri compagni e eventualmente avversari quando capita di fare i primi incontri per loro, le prime esperienze, ma sicuramente tutto sempre orientato al primo obiettivo, che deve essere il divertimento e la loro crescita individuale calcistica. Piccoli amici quanti anni hanno? Gli amici vanno dai 6 ai 8 anni. Dai 6 agli 8 anni, per cui già formati, già giocano a calcio in classe alle elementari. Mia sorella maestra mi dice che deve fermarli, che all'intervallo giocano tutti a calcio in corridoio. E... una criticità sicuramente che penso che sia comune un po' per tutte le società e per il mondo calcistico oggi è che sicuramente i bambini fanno molta meno attività extra rispetto a molti anni fa, quando si viveva molto di più il cortile, certo, piuttosto che l'oratorio, piuttosto che il parco. Adesso i bambini, insomma, un po' con le nuove tecnologie, tutto quello che il mondo ci sta portando, dicono che sono un po' più sedentari, ecco. Ma è vero, cioè nel senso, riscontri che i ragazzi sono, che sono meno atletici? Meno coordinati, non soprattutto so come... dal punto di vista coordinativo che è quello, certo, che ti porta comunque ad esprimere poi anche gli aspetti tecnici. Sicuramente si notano molte più difficoltà e quindi allenamenti mirati in proprio per questo, soprattutto in certe fasce di età, dove abbiamo anche gli istruttori, come dicevo prima, laureati in scienze motorie, piuttosto che selezionati per quel settore, fanno dei lavori specifici proprio per l'aspetto coordinativo e tecnico in abbinamento. Vai, il primo esercizio che ti viene in mente di coordinamento, quello proviamo io e Lorenzo, il nostro regista, a fine puntata. Si utilizza moltissimo la scaletta,
la scaletta, la scala per terra e sì, saltellare. Si chiama speed ladder e fondamentalmente è un lavoro specifico che si fa per gli appoggi, dove si possono abbinare tanti aspetti tecnici, poi solo individualmente. Quindi senza palla. O senza palla, o poi a seguire in un processo di crescita anche abbinando il pallone, l'utilizzo del pallone. Si usa ancora quella di mettere i cinesini per terra e fare slalom con pallone? Un classico proprio di quelli da film? Diciamo proprio agli inizi può essere sicuramente un aspetto. Sì. Ah, dove non si fa più? No, si fa ancora, però diciamo che ci siamo un po' evoluti, dai. Lorenzo, tu lo facevi? Sì, anche il nostro regista è cresciuto a cinesini, per quello che va a mangiare molto spesso cinese. È vero. E... ma dopo sta stupidata. Mi piace questa cosa. Quindi esercizi soprattutto per la coordinazione. Ragazzi giovani, sempre attaccati al cellulare, non escono, non giocano, hanno bisogno di fare questi esercizi. La parte più fisica, di preparazione fisica invece, da che età si inizia a fare? Più seriamente intendo. Diciamo che nella maniera specifica dalla categoria ultimo anno esordienti al salto, praticamente tra il settore dell'attività di base e quello agonistico, quindi diciamo nella seconda parte della categoria esordienti A al salto che va a scorciare poi nella categoria giovanissimi primo anno, che iniziano ad avere 12-13 anni, iniziano fisicamente a svilupparsi, ad avere i primi problemini fisici, quindi bisogna stare molto attenti. A che età, a quale settore si inizia a giocare a 11 davvero? Allora, nella categoria giovanissimi primo anno, per quest'anno è stata data una deroga negli esordienti A nella seconda parte dell'anno, quindi nei ragazzini del 2005 di quest'anno che iniziano a sperimentare per la prima volta il campo 11. Prime partite sono persi, immagino. Navigano nel campo. Sicuramente, soprattutto nel nostro campo che come dimensioni è molto grande, perché è un 110x60. Sicuramente i ragazzini di 12 anni fanno un pochino di fatica, sì. Però dai. Sì, ovvio, si passa da lì. Se la cavano abbastanza bene, le prime volte è un inizio di percorso, dai. Perfetto, allora facciamo un attimo di pausa, siamo arrivati a metà trasmissione, subito dopo questa canzone torniamo qui in diretta a parlare con Alcione, a parlare qui a Primi Calci. Ed eccoci di nuovo a Primi Calci, la trasmissione dedicata al calcio giovanile non professionistico. Io vi ricordo, visto che oggi abbiamo in trasmissione l'ASD Alcione, che se volete fare qualche domanda, magari qualche genitore ha curiosità, può farlo direttamente con un bel SMS. Il numero è 392 8263 444. Lo ripeto anche, 392 826 3444, e lo leggeremo in diretta, vediamo, magari è una domanda interessante. Allora continuiamo a parlare con Manuel Gasparro, che è responsabile dell'attività di base, e noi stavamo parlando proprio dell'attività di base, ovvero un bambino quando arriva all'Alcione si dovrà allenare, soprattutto quelli più piccoli, inizia il mondo del calcio, lui non sa davvero che cos'è, vede le partite in TV col papà magari sul divano, si ritrova in una squadra nuova, un allenatore nuovo. Le prime difficoltà quali sono? Allora, noi come iter classico permettiamo sempre di fare, solitamente tramite degli open day, degli allenamenti senza impegno, soprattutto per le prime fasce di età, perché chiaramente i bambini si affacciano magari per la prima volta al mondo del calcio perché hanno la passione del gioco del calcio, però poi bisogna chiaramente entrare in un contesto, entrare in un gruppo magari già formato, e quindi non sempre la reazione è così scontata. Le prime volte sono sempre difficili, il primo giorno a scuola, il primo giorno all'asilo, i primi impatti sono il primo allenamento, open day. Il primo allenamento. Di solito strutturiamo queste giornate al termine della stagione, dove permettiamo nel periodo estivo ai bambini che vogliono entrare a far parte della società Alcione di venire a fare 2-3 allenamenti senza impegno, conoscere il nostro contesto, il nostro modo di lavorare, i nostri istruttori, e poi se gli fa piacere chiaramente può entrare a far parte della nostra famiglia. Bella questa cosa, c'è la prova. E gli altri ragazzi, che sono anche loro piccoli, cioè quelli che già giocavano, quando si ritrovano i nuovi compagni... come fanno? Non è che hanno paura di perdere il posto? Cioè... No, dai, in quelle fasce di età assolutamente conta molto il rapporto prevalentemente di amicizia, quindi c'è un clima molto, molto sereno, poi sono suddivisi in vari gruppi, ogni gruppetto c'ha il proprio istruttore, quindi
Vengono accolti bene. Ecco, allora, questo è un domandone. Passiamo il microfono a Giancarlo. Giancarlo, allora, questo lo faccio sempre con ogni società. Allora, io sono papà di due bambini. Se fossi papà di due bambini, verrei all'Alcione, perché magari abito in zona San Siro. Arrivo da voi, come faccio a trovarvi? Vengo in una giornata qualsiasi? Sì, il nostro centro sportivo è operativo tutti i giorni dalle ore 15.30 fino a sera, quando si allena la Prior Eccellenza della Junior. Ci sono sempre delle persone di riferimento, io sono spesso presente al campo, Manuel uguale, anzi io quasi tutti i giorni, lui, e poi ci sono i nostri segretari, e che a secondo del, diciamo, della fascia d'età dei bambini mettono in contatto con le persone di riferimento, che per i più piccoli è lui, i più grandi sono io, e o mi fanno parlare direttamente e si affronta la problematica. Bisogna vedere se sono ragazzini alla loro prima esperienza calcistica, ragazzini che giocano già in altre società e magari vogliono venire da noi, e in quel caso si prende un certo iter burocratico di cartellini. Ecco, allora facciamo questo gioco. Io sono il genitore che arrivo e parlo direttamente con te. Allora, prima cosa che ti chiedo, visto che il periodo è quello, momento di crisi, non tutti hanno tanto i soldi, chiedono: ma se io porto mio figlio a giocare, quanto mi costa? Allora, nel settore, a parte c'è il discorso abbigliamento che va comprato dal nostro fornitore, e quella è una storia a sé stante. Diciamo, nel cioè, settore kit, maglietta, kit, pantaloni, maglietta, pantaloncini, che borse, costa? Eccetera, eccetera, su 100 euro. Perfetto. E quello è un discorso a parte, perché viene gestito direttamente, per non avere problemi di magazzino, dal fornitore nostro. Ah, direttamente dal fornitore, sì, non passa dalla società, ok. Così almeno evitiamo problemi di magazzino, problemi di spazio che ne abbiamo allucinanti. Invece il discorso, diciamo, che nell'attività di base sono, qui ci sono dieti, costa 300 euro. Nell'agonistica invece, allievi giovanissimi, non è proibito a oggi nessun tipo di contributo. Adesso sono, addirittura? No, sì, perché i giocatori sono più scelti da noi e quindi... non è previsto nessun tipo di contributo, a parte il grosso abbigliamento che sembra quello che è previsto, chiaro. E a quel punto si valuta solamente se ci sono dei rimborsi per cosiddetti, se i giocatori, i contributi per il trasporto, se i giocatori dobbiamo andarli a prendere, chiaro. Vengono normalmente al campo, invece non c'è nessun tipo di contributo. Ah, bello questa cosa. Poi altra domanda: ah, ma guardi, io ho due gemelli, per cui giocherebbero tutte e due, c'è lo sconto famiglia? Sì, è previsto. Sì, c'è, è previsto. Sì, anche nel caso di fratelli. Anche in caso, beh, certo, in caso di fratelli. Sì, perché non è vero che siano due gemelli da stesso anno, però anche certo, due fratelli. Certo. Due fratelli comunque si pagano una quota. Pagano una quota ridotta, esatto. Non mi chiede in che termini, perché non, chiaro, io per faccio più, mi occupo si va direttamente dell'amministrazione. All'amministrazione, c'è un direttore generale che gestisce lui questo genere di vicende. Però, genitori di una famiglia numerosa, andate tranquilli ad Alcione, perché vi fanno lo sconto famiglia, è quello. C'è la tessera anche in fedeltà, se uno porta più generazioni, quella sarebbe carina. No, scherzi a parte. Però è bello. Allora, quindi c'è il kit della squadra, quello costa in parte, e poi ci sono scarpe e quelle che si deve prendere lui personale. Sì, questo è abbigliamento personale, lo prendono dove vogliono, assolutamente libero, non c'è un'indicazione nostra. Non dite, parastinchi devono essere bello grossi perché non vi dovete far male. Quello è materiale che ognuno sceglie personalmente, poi personalmente dove vuole. Mi piace questa cosa. Continuiamo gli allenamenti. Allora, tu sei responsabile un po' di tutto il settore giovanile. Qual è l'esercizio che facevi tu da giovane quando giocavi a calcio che adesso non si fa più? La forca. O i bocchi, cos'è, racconta? La forca era quando il pallone era appeso a questa corda, sì, e tu dovevi calciarlo, e non è più assolutamente, non l'ho visto fare in vita mia. Quindi appeso a pallavolo si usa ogni tanto, io gioco a pallavolo e questa cosa la si fa, quindi uguale calcio per far imparare bene il calcio al volo, sì, il controllo di palla serviva, dicevano, dice, questo non si fa più, no. E invece uno che un esercizio che vedi adesso fare, dici, cavoli, l'avrei voluto fare io da pischello, che mi sarei divertito. Di sicuro i circuiti col pallone sono una cosa molto importante. Circuiti col pallone, quindi un percorso da seguire con vari ostacoli, da fare palla al piede. Oh no, gli ostacoli quali sono? Gli ostacoli, quelli... Ah, proprio ostacoli? Sì, quelli piccoli, come che si chiamano? Over. Esatto. Io non sono molto tecnico. Over. Ecco, anche io non sono tecnico. Il tecnico più lui. Ero rimasto alla cinesina. Allora passiamo il microfono al tecnico. Andiamo avanti. Allora, hai detto una cosa interessante. Quando sono molto piccoli, più che altro si deve allenare lo psicomotorio. Sì. La coordinazione psicomotoria. Ecco, i primi esercizi con la palla quali sono?
A me viene in mente di quelli alla Lidl, ma proprio quando ha preso Tassotti, che magari era un po' scarsotto, l'ha messo contro il muro ad andare di piatto, e Tassotti è diventato uno dei terzini più forti del mondo. Il classico muretto. Il classico muretto, non si fa più il muretto. Sono degli esercizi che sono un pochino superati, e quindi adesso insomma le metodologie hanno un po' preso un percorso di miglioramento, e dove fondamentalmente viene previsto quasi in tutte le esercitazioni, sicuramente nelle fasce di età dell'attività di base, l'utilizzo dell'attrezzo principale, che poi è il pallone, principalmente come stimolo ai bambini, perché chiaramente avere il contatto continuo con la palla per loro è una cosa molto molto importante. Quindi, un po' la Maradona, che si portava a casa il pallone palleggiava sempre ovunque. Tendiamo sempre, infatti, nell'attività di base a consegnare un pallone individualmente a testa all'atto dell'iscrizione, quindi poi ogni bambino ha il suo pallone individuale, che poi servirà durante i suoi allenamenti per sviluppare tutto quello che l'istruttore gli chiederà di fare. Spero di aver capito bene. Cioè, voi quando si iscrive un ragazzino gli date un pallone? Sì. Ma dai, questo se lo porta a letto a dormire, e questo è il mio pallone. E gli serve agli allenamenti. Quindi all'allenamento arrivano ognuno con il proprio pallone, e poi in base all'esercizio che devono sviluppare o la parte d'allenamento che l'istruttore ha previsto. Molto spesso lavorano individualmente come rapporto un giocatore un pallone. Però mi ha incuriosito molto. Quindi, se non si fa più il muretto, come si fa a imparare il piatto? Piatto destro, piatto sinistro? Ma nelle fasce di età, soprattutto più piccole, spesso, come ti accennavo prima, viene abbinato l'aspetto ludico, quindi vengono proposti dai nostri istruttori dei giochi che fondamentalmente con il pallone vanno sempre a contatto, e quindi migliorano l'aspetto e abbinano bene sia l'aspetto del gioco che l'aspetto di una crescita tecnica calcistica. E proprio il imparare giocando e divertendosi. Sì, assolutamente, questo è... Poi crescono e non ci cascano più, sanno che il calcio non è solo divertimento, ma è sacrificio, vittoria e sudore. Mettiamola così, i primi tre aggettivi che mi sono venuti in mente, sostantivi, ma... da che età si iniziano? A me viene in mente sempre, guardando una partita, i difensori che devono fare la diagonale. Quando si inizia a insegnare a un ragazzo che cos'è la diagonale, come fare la diagonale? Diciamo che i concetti e gli aspetti prevalentemente tattici iniziano ad essere insegnati nella categoria esordienti. Esordienti, dove poi inizia un pochino il loro percorso nel calcio a 11, che poi va a sfociare nel settore agonistico, dove iniziano ad esserci i campionati dal nostro punto di vista in alcione regionali, e quindi dei confronti sempre più significativi. Avete un modulo di base per cui tutte le squadre giovanili devono giocare con quello? No, ogni allenatore è libero? Individualmente libero sotto questo aspetto, e in base poi alle proprie esigenze e idee cerchiamo insieme a Giancarlo di strutturare al meglio la squadra nel mercato, diciamola così. L'idea nostra è che non ci sia il modulo in assoluto o sistema di gioco, oggi è meglio dire, migliore o peggiore. Il sistema di gioco va adattato ai giocatori che tu hai. Perché volere piegare, secondo me l'errore più grande che può fare un allenatore è voler imporre al giocatore la cosa che lui non è in grado di fare. L'allenatore deve essere bravo a mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili. Quindi ci vuole flessibilità e adattare il sistema di gioco ai giocatori, alla rosa che tu hai. Però a me viene un dubbio, ma quando sono ragazzini, quindi crescono e stanno imparando, non è forse meglio fargli fare una cosa che non sanno fare per imparare? Per esempio, marcatura uomo, marcatura zona, marcatura mista. Se uno impara soltanto una cosa, poi non sa fare l'altra. Puoi lavorare, però determinate caratteristiche del giocatore non puoi snaturarle. Quindi un ala non lo metti a fare. Esatto. Se tu hai degli esterni bravi, è chiaro che cercherai di giocare un 4-3-3. Se non li hai, c'è una mezza punta brava, è chiaro che cerchi di giocare con la mezza punta. Perfetto. Da noi, faccio l'esempio pratico, Dickman, che adesso fa il terzino destro a Novara, faceva la mezza punta. Quell'anno noi giocavamo con la mezza punta, giocavamo, lui era la mezza punta della squadra ed era molto importante. Ed è finito a fare il terzino. Caravaggio è arrivato da noi, che faceva il difensore centrale, è stato messo dai nostri allenatori a farla poi a punta, e ne ha fatto la fortuna calcistica. Quindi questi allenatori li hanno cambiato. Iniziava a venire il dubbio che all'alcione sbagliassero l'evoluzione dei ruoli è stata facendo, succede anche in Serie A. Sì, io ho visto
Io ho visto Pirlo giocare il torneo Palumbo da noi, faceva la mezza punta, certo. È diventato all'Inter era mezza punta e poi è diventato no. Quindi esatto al Milan no, e gli hanno fatto costruito una carriera calcistica in un altro ruolo, sì. Quindi secondo me l'allenatore nel settore allievi giovanissimi deve essere bravo anche in questo, a individuare magari un giocatore qual è il ruolo suo di prospettiva. Ecco, invece per qua, se avete due allenatori, uno si ispira a Trapattoni per cui difesa e contropiede, anche Mourinho che è molto simile a Trapattoni, un altro invece Sacchiano addirittura alla Zeman per cui zona totale, pressing, difesa alta, cioè sono due moduli completamente diversi. Voi come fate in questi casi? No, li lasciamo liberi, perché ribadisco, anche voler piegare un allenatore a fare una cosa che non sente nelle sue corde, secondo me non ottieni molto. Io ho avuto allenatori alla Mourinho e allenatori alla Zeman, per dire, sì. E però alla fine i risultati sono andati contro due tipi di allenatori. Magari i problemi possono averli avuti i ragazzi quando sono passati da un allenatore all'altro, ma anche quello è un percorso calcistico di crescita. Nel senso, tu hai avuto allenatore alla Zeman che ti ha insegnato a fare una cosa, poi ti ritrovi allenatore a Trapattoni che ti insegna anche altre cose. Quella è forse la cosa migliore, che esatto. Poi servirà anche sapere, servirà, perché poi un domani, come dico sempre ai ragazzi quando si lamentano, ricordatevi che quando andate a fare magari un calcio più importante non scegliete voi l'allenatore che vi trovate, chiaro, anzi se siete pronti a fare, a giocare, ecco, qualsiasi ruolo, a qualsiasi ruolo, ed essere disponibili mentalmente anche al cambiamento, e non avere la rigidità mentale di dire no, io faccio solo quello. Nel calcio secondo me la flessibilità mentale aiuta molto, specialmente quando ti confronti col mondo degli adulti. Ecco, una cosa invece, come interagite con lo studio, con la scuola? Perché per esempio molto spesso succede che se un bambino va male a scuola il genitore gli dice: sai che c'è? Da questa settimana in poi, finché i voti non tornano belli, ti scordi il campo da calcio. Allora, io generalmente in quel caso cerco sempre, per quanto riguarda, siccome è un problema che si pone più non tanto con le sue fasce d'età ma con le mie, cioè gli allievi giovanissimi, sì. Io mi interfaccio. Perché escono subito sabato sera? No, perché fanno il liceo a scuola, quindi è più impegnativo rispetto alle elementari. Elementare, certo. È più complicato andare in difficoltà con la scuola, cioè può succedere, chiaramente può succedere, però è più difficile. È più difficile. Statisticamente la criticità comincia col liceo. Le medie ancora se la sfangano. La criticità comincia col liceo. In questo caso qua ci vuole una grossa collaborazione. Io francamente l'ho sempre trovata con la famiglia. La famiglia mi segnala il problema. Io prendo il ragazzo da parte. Io primo provvedimento che suggerisco non è di togliere gli allenamenti, perché secondo me non risolvi, di continuare a farlo allenare e noi la domenica non lo convochiamo. A di togliergli la partita. Di togliergli la partita, che secondo me è la cosa peggiore per il ragazzo, la punizione peggiore per il ragazzo, perché ti alleni tre volte alla settimana, e mentre sei lì, invece l'allenamento diventa lo stimolo per guadagnarsi il posto negli 11 la domenica, perché è chiaro che tutti i nostri allenatori della diagonistica dicono sempre che bisogna allenarsi bene per entrare negli 11 che parte la domenica, tu sai che ti devi allenare e impegnarti, sapendo che la domenica tu non sarai convocato, e questo devo dire funziona abbastanza bene. Poi ci sono dei casi veramente che... Perché immagino che ci sia anche qualcuno che dice: no, io sono convinto, voglio fare il calciatore, non mi interessa nulla studiare. Ma è difficile. È difficile, come gli spiego sempre, nessuno è la sfera di cristallo, ci sono gli infortuni, perché uno magari può anche essere portatissimo. Io ho sempre in mente della mia generazione Zago, un giocatore del Torino, era considerato uno dei più grossi talenti, a 17 anni si è spaccato il legamento crociato, sono usciti per rimettere un piede. Quindi tu gli spiego sempre che non puoi affidare tutta la tua vita a quello, che è un percorso incertissimo e poi a rischio, chiaro. Anche stare bene fisicamente per un calciatore è fondamentale. Se tu poi entri nella spirale degli infortuni è complicato. Guardate, cioè, facciamo un esempio pratico in Serie A: Marchisio, che era uno dei nostri giocatori più talentuosi, ha avuto un problema al legamento, non è riuscito, è ancora un giocatore abbastanza giovane tra virgolette, ma non è più il giocatore di... Sì, già arrivare al livello di Marchisio, no, comunque per dire, ce la mette. No, però... esatto, ma per dire, succede nel calcio professionistico, figuriamoci a livello giovanile. Certo, i numeri sono maggiori, per cui le possibilità sono di più. Invece problemi con la scuola, pochi a livello... Diciamo che nelle nostre fasce di età è un problema veramente con una percentuale molto molto bassa, ecco. In quei casi singoli si va ad affrontare eventualmente con la famiglia, c'è un iter che segue tendenzialmente
nella pausa invernale nostra chiediamo bene o male le pagelle, ma più un senso di responsabilità e di impegno nei confronti dei bambini. Assolutamente sì, e così ogni singolo allenatore fa nella sua scheda di valutazione, inserisce anche quell'aspetto che ci può servire anche per capire fuori dal contesto calcio il bambino magari come si comporta, quali magari criticità e quant'altro, ed è comunque un legame che possiamo avere con la famiglia per portare avanti questo suo percorso di maturazione. Mi piace. Una curiosità che mi è venuta in mente: voi avete 400 ragazzi, due campi sportivi, due centri sportivi, un centro sportivo. Allora come fate 400 ragazzi su un centro sportivo? Quanti campi è? Un centro sportivo unico con un campo centrale a 11 in erba sintetica che è 110x60 e due campi a 5 da calcetto, anche questi in erba sintetica, e dove con i vari incastri di giorni e orari facciamo quadrare a Tetris con gli orari, facciamo quadrare tutte le squadre che vanno dall'eccellenza alla scuola calcio, garantendo comunque all'attività di base due allenamenti settimanali e al percorso agonistico invece i tre allenamenti settimanali. Tre allenamenti più partita, più l'impegno della partita, si diventa forti, ecco perché vengono fuori i belli forti da voi. Come funziona? Voi siete concessionari di sì, campo sportivo? Abbiamo una concessione che ci è stata rinnovata anni fa, mi pare che abbiamo ancora una decina d'anni grosso modo, perché quando abbiamo fatto l'investimento il campo prima non è in erba sintetica, è in erba naturale, con tutte le conseguenze del caso, che appena veniva un weekend invernale brutto era devastato e poi dovevi litigare con gli allenatori che volevano allenarsi, il campo si rovinava avendo solo quello. E quindi a quel punto lì abbiamo fatto un'estate, adesso non mi ricordo se 5-6 anni fa mi pare, vado a memoria perché non ho, abbiamo fatto il campo in erba sintetica e a quel forse anche di più, e quindi a quel punto lì la concessione è stata sì, in funzione dell'investimento è stata fatta per 19 anni, quindi abbiamo ancora grosso modo credo una decina d'anni. Per chi non lo sapesse a casa, funziona che i campi sono comunali, giusto? Sì. Sono comunali, c'è un bando, la società che vince per tot anni ha in gestione questo campo. Se questo campo lo migliora, pur essendo del comune, ci mette i soldi suoi e lo migliora, a quel punto la concessione si allunga e ha più anni anche per recuperare tanti soldi. Quanto investimenti costato? Quanto il costato? 400.000 euro. 400.000 euro sono tanti soldi da ridare pian piano, quindi ovviamente la concessione deve essere più lunga. Allora, siamo in chiusura e essenziale dare gli indirizzi di dove trovarvi, come trovarvi. Io so che il vostro sito internet è ASD Alcione, ASD sta per Associazione Sportiva Dilettantistica Alcione.it, quindi esatto. Lì dal sito già trovate tutto, ma se volete, non vi fidate di internet e volete andare di persona, dove dovete noi andare? Noi siamo a Milano in via Olivieri 13, vicino all'ospedale San Carlo, vicinissimo allo stadio di San Siro. E siamo, ribadisco, il nostro centro è un'attività tutti i giorni dalle 15.30 del pomeriggio fino alle 11 di sera. Con vista San Siro. Esatto. E quindi tra i tanti giocatori professionisti che arrivano dall'Alcione, magari in un futuro potrebbe esserci, che so, il genitore di qualcuno che ci sta ascoltando adesso. Io vi ringrazio molto e vi faccio i complimenti per tutto quello che fate. Primi calci di calcio.